Un anno per te a Verona, però è stato un anno molto intenso, stagione 86-87, 4 gol per te, però insomma è stata la fase finale della tua carriera. Sì. Una carriera peraltro ricca di successi. Ricca di successi, per me è stato davvero l'ultimo anno, fra l'altro neanche intero perché ho dovuto lasciare anzitempo per un problema al ginocchio, però ho un ricordo bellissimo di Verona, ho un ricordo di un ambiente straordinario, dei tifosi, la società, i compagni. Io ho fatto un'annata davvero bella, e tant'è che ancora oggi a distanza di 30 anni sono rimasto amico e di Verona veramente conservo un ricordo bello. Poi una città straordinaria, io credo che meriterebbe davvero un calcio importante. Mi ha fatto molto effetto prima trovarti sul Piazzale Olimpia a due passi dalla curva sud, e tu quasi commosso, definirei quantomeno emozionato nel vedere questo gigante buono dello stadio Bentegodi davanti a te. Insomma, che effetto ti ha fatto rivedere lo stadio Bentegodi? È una marcord, perché bene o male si torna in un luogo che ti è caro, e quindi è un ripercorrere il tempo indietro. Quando adesso sono passati molti anni, e quando passano molti anni c'è un po' la nostalgia che si sente, si avverte. Non so se è proprio per una questione di età, però è così, e quindi a me ritornano in mente un po' tante cose. C'ho tanti flash di quell'annata, da Bagnoli a Mascetti che ho rivisto qua, a tutti i compagni, ragazzi, da Fontolan, Volpati, Sacchetti, Nico Penzo, con cui ho giocato un anno alla Juventus insieme, sì, con Nico, De Agostini ho rivisto, insomma tutti quelli che facevano parte di quella squadra, che era una squadra fra l'altro fortissima, veramente forte, una squadra tra l'altro che aveva vinto il campionato due anni prima, lo scudetto, con giocatori che poi sono arrivati anche alla nazionale, alcuni da De Agostini a Tricella, e quindi bello, insomma è una bella cosa, ci torno sempre volentieri. Verona fa parte della mia carriera e della mia vita. Da bomber a bomber, da Paolo Rossi e Luca Toni ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Sì. Questo bomber che insomma ha fatto grandissime cose anche lui in carriera, insomma a sfondo di gol si è fatto conoscere in Italia ma soprattutto in giro per il mondo. Si parla di una carica di vicepresidente per Luca Toni, quindi resterebbe condizionale d'obbligo all'interno della società con ruoli anche manageriali come uomo immagine. Secondo te è la scelta giusta per lui? Io penso di sì, perché se è la scelta che lui ha fatto, ed è appunto, quando si parlano di scelte vuol dire che le scelte si fanno, è stata ponderata anche esatto, in maniera ponderata, devo dire che lascia in un momento importante, buono per lui, perché nonostante la sua età ha sempre fatto bene anche gli ultimi anni, anzi direi benissimo, è andato oltre forse le aspettative di tutti, forse anche sue e di lui, non lo so, però è uno che ha mantenuto sempre una grande condizione fisica, anche mentale direi, e ha sempre fatto molti gol, e quindi secondo me è rimasto legato poi, immagino, di conseguenza anche la città, i tifosi, la società. Poi abita a Modena, la famiglia, quindi esatto, è molto vicina. Credo che di lui abbiano veramente una, io penso faccia bene, insomma, sì, un ruolo manager. Del resto, quando uno decide di appendere le scarpette al chiodo, si ha voglia ancora di rimanere, di sfruttare quantomeno. È bello tutta l'esperienza che lui ha accumulato in tutti questi anni, è bene che lo faccia, insomma. Di questa retrocessione invece del Verona, prima di Mandolini poi di Del Neri, che idea ti sei fatto? Come si può giustificare una retrocessione dove il Verona quasi da subito aveva dimostrato di avere delle potenzialità che poi sul campo in realtà non le ho minimamente espresso? Mi sembra un po' di ripercorrere indietro a me quello che è successo a me a Vicenza. Dopo un'annata straordinaria, dove siamo arrivati secondi dietro la Juventus, addirittura in un campionato, era il 77-78, l'anno successivo siamo retrocessi, sempre con la stessa squadra praticamente, erano partiti solo due giocatori. E in questo senso, siccome il Verona negli ultimi anni ha fatto dei campionati straordinari, anche l'anno scorso aveva fatto un campionato veramente fantastico, e poi succede, può succedere questo, succede che se tu non hai come dire, quella carica agonistica e quella convinzione, diventa difficile. Il Verona è partito male,
e non è più riuscito a riprendersi ed è caduto davvero come se fosse caduto in una depressione. Questo un po' è successo a Verona, poi evidentemente non si è riusciti a riprendere in mano la situazione, forse anche ad acquistare qualche giocatore che sarebbe stato utile, avrebbe fatto comodo, e quindi è andata così. Poi è difficile, io non la vivo naturalmente. Bisogna essere dentro, chiaro. Esatto, bisogna stare dentro e capire le situazioni, capire molte cose in più che faccio fatica io. Solo chi vive lo spogliatoio può saperlo, ovviamente. Sì, esatto. Ecco, uno che ha vissuto lo spogliatoio è Giampaolo Pazzini. Sì. Altri 4 anni di contratto, a cifre non indifferenti peraltro, ma questo sì. È il problema del calcio in generale. Consiglieresti a Giampaolo di portare... meglio prendersi il Verona sulle proprie spalle e cercare di portarlo subito in Serie A, oppure secondo te sarebbe meglio salutare? Io penso che la scelta giusta per lui adesso non sono nella sua testa, certo, ovviamente, e neanche il procuratore. Però Verona è una città importante, una società importante. Io, se fossi lui, io ci farei un pensiero, insomma, di rimanere, perché potrebbe rimanere legato anche lui, insomma, in maniera indissolubile. C'è un esempio importante che è quello della Juventus. La Juventus è andata in B, tanti giocatori formidabili sono rimasti in Serie B, da Buffon, Del Piero e tanti altri, Trezeguet, certo, cioè sto pensando certo. A grandissimi campioni che sono rimasti legati pur affrontando un campionato minore come la Serie B. Io credo che non sia così una retrocessione giocare in B, è un campionato comunque importante, anche se non è la A, ma questo ti consente di ripartire. Lui credo che abbia un debito forse morale anche nei confronti del Verona e della società. E secondo me anche con se stesso. Anche con se stesso probabilmente. Quindi io penso che secondo me alla fine farà questa scelta, insomma, quella di rimanere, di prendersi appunto la squadra sulle spalle. C'è una bambina che sta giocando sotto. Piccoli Valero Crespo. Esatto, la tifosa della Fiorentina. E quindi sì, io penso la scelta giusta, secondo me, io se fossi lui io rimarrei a Verona. Ultima, Paolo, nel ringraziarti per la tua gentilissima disponibilità. Martedì parlerà Setti, si parla di Roberto Stellone, nuovo allenatore. Sì. Secondo te potrebbe essere lui l'allenatore giusto, giovane allenatore promettente che sta facendo davvero molto, o meglio, ha fatto molto molto bene a Frosinone negli ultimi anni, e soprattutto cosa diresti a Setti? Un messaggio che daresti, tu, un messaggio personale al presidente del Verona? Ma io, lui sta amministrando la società e la squadra in maniera, se vogliamo, anche in questi ultimi anni buona, ha fatto bene, quindi io credo che sia anche difficile dargli un consiglio in questo senso, lo saprà bene. La scelta di Stellone, secondo me, se Stellone davvero dovesse venire qua, se sarà davvero lui, credo che sarà una scelta azzeccata. Io credo lui ha dimostrato in questi ultimi anni di saperci fare, di farlo bene allenatore. Mi sembra che ci abbia un grandissimo entusiasmo, ha grandi capacità, molto carismatico. Carismatico, bravo. Quindi io penso che possa essere la scelta azzeccata. Sì.